Eccomi qua da solo nello studio di Paola Severini Melograni, che approfitto della sua assenza, così nessuno mi chiamerà all'angolo del buon umore, dicendolo me l'ho confermato pure io. La notizia che mi ha colpito stavolta è che i disabili di una certa età, cioè i disabili, perché si parla di disabilità eccetera, ma non si allude mai al fatto che ci sono alcuni che sono un po' grandicelli, diciamo così, non ragazzi come me, ecco, questo intendo. E per cui quando succede che dai centri di assistenza per i disabili scocca l'ora dei 65, cioè oltre i 65, che succede? Non succede che gli danno lo sconto al supermercato, ma succede soprattutto che li dismettono e li mandano pari pari in un centro anziani, quale che sia. E questo può generare qualche trauma nel disabile abituato a un certo tipo di assistenza, a un certo tipo di attenzione. E lo prendi con un pacco, lo metti lì, può causare anche depressione, malinconie varie che poi influiscono anche sull'organismo, la psiche, sul soma. Ho fatto questa citazione perché ho fatto il liceo classico. E allora che cosa succede? Che si parla di incrementare i fondi perché diciamo siano attrezzate delle strutture apposite o di passaggio o per la ricezione stessa dei disabili ultramaggiorenni, chiamiamoli così. E allora però mi sono chiesto, ma la disabilità quando è che, quando finisce, quando scatta? E ho immaginato questa vignetta qua per stemperare un po'. E dice possibile incremento di fondi per i disabili over 65, e questo dice ma la prostata vale? E però se valesse si rischierebbe il collasso economico, perché insomma di gente che fa pipì ogni 6 minuti in Italia ce n'è veramente tanta. Se fosse dichiarata disabile non ci sarebbe nessuna manovra economica che potrebbe risanare il problema. Bene, ho come dire sproloquiato abbastanza, saluto tutti, saluto pure Paola Severini qui virtualmente accanto a me. Ciao Stefano Disegni, baci.